Qualche minuto fa ho fatto un esperimento con lo specchio. Cioè, ho messo lo specchio davanti a questo schermo e ho registrato e ho fatto l'esperimento per andare a vedere, per vedere se riuscivo a registrarmi mentre vedevo la mia anima nello specchio. Perché non ce la fai a vedere la tua anima in uno schermo, la tua anima non è in uno schermo, è in uno specchio. Serve lo specchio reale per vederla. E quindi io ho messo uno specchio qua e mentre io guardavo, trovavo la distanza per vedere la mia anima, a un certo punto l'ho trovata. L'ho trovata, ma io sapevo che mi stava registrando e quindi speravo di poterla vedere poi guardando il video tranquillamente, cioè sempre lì, come se fosse stampata sopra al mio viso, no? La mia anima dovrebbe essere stampata sopra al mio viso. E allora sono andato, alla fine sono andato a guardarlo questo video per valutare come era andato l'esperimento, ma mi sono accorto che prima di finire il video mi è venuto in mente di dire: ma adesso alzo gli occhi e guardo nella telecamera e cerco di rimanere in quella condizione lì, in modo da far vedere la mia anima a chi c'è dall'altra parte, no? A quelli che stanno guardando quel video. E quindi ho guardato la telecamera. Ed è chiaro che guardando la telecamera, chi guarda quel video vede che io lo guardo. Perché quando guardi la telecamera, come le fotografie, e tu guardi in centro, ci si guarda negli occhi. Perché è chiaro che io adesso non sto guardandomi negli occhi, perché la telecamera non è lì, è qui la telecamera. Io sto guardandomi, io se guardo così, voi vedete che io vi guardo negli occhi. E così io non vedo negli occhi miei, vedo la mia faccia, ma non mi vedo come mi vedete voi quando sono andato a guardare la telecamera così. Io non potrò mai farlo questo. E quindi ho fatto questo esperimento e quindi ho controllato e ho detto: porca miseria. È veramente incredibile, si arriva molto vicini a cogliere l'anima, no? Cioè la mia anima con quell'espressione che poi ho visto, era lì vicino, ma non funziona neanche quella, e no, perché quello è solo un fotogramma della mia anima, non è la mia anima, è un fotogramma dopo l'altro apparentemente, ma non è così, perché quelli sono fotogrammi senza anima, perché la mia anima non è lì in quel video lì e non può avere l'effetto che avrebbe invece se tu ti trovassi davanti a me a quella distanza e tu mi vedessi nella realtà. Quindi non può accadere questa magia di percepire, per esempio, da una fotografia la caratteristica dell'anima. Si coglie solo un aspetto della caratteristica dell'anima, di quel momento, che è influenzato da un sacco di cose, di quel momento. Ma in questo caso il momento non è immediato, non si può trasferire una cosa del genere. Genere, non si può registrare una cosa del genere, no, la vibrazione non arriva, non si capisce quell'anima. E no, perché io mi sono guardato. Ah, sì, va bene, ma non c'entra, cioè, che cos'è di me quella roba lì? Una scintilla. E tutto il resto non c'è però lì, in quelle immagini lì. Non c'è. Appare solo una determinata cosa della mia anima. E le altre?
Le altre non potranno mai esserci lì dentro, non potrà mai arrivare, non si potrà mai arrivare quindi a conoscere completamente l'anima attraverso la visione di un video. Cosa che avevo veramente supposto, invece ad un certo punto non è sufficiente. E il video è una cosa ottima che aiuta, che spinge in profondità, ma è solo la preparazione, perché il cammino successivo dovrà essere davanti a se stessi, davanti allo specchio, perché quella è realmente più dura la storia lì, quando tu ti ritrovi a parlare con te stesso allo specchio. Così come si può fare nei video, così come si può fare facendo un rilassamento, andando a parlare con se stessi, solo che la differenza sta che anziché avere dei pensieri e parlare con se stessi, andare alla ricerca della verità, tu ti fai riprendere e parli, non c'è differenza. Devo ritenermi pazzo perché faccio queste cose? Va bene. Se sapeste cosa penso io, è tutta una poesia, perché io so che voi avreste la possibilità di farlo, so che non c'è niente di difficile. Basta avere un po' di coraggio e iniziare e il gioco sarebbe fatto. E forse magari faceva bene a tutti. Un'esperienza così che ti permette di crescere in fretta perché hai trovato il mezzo per entrare dentro te stesso, che non sia quello magari che ti propongono le varie filosofie, qualcosa di semplice che non ti costa proprio nulla. Puoi provare e scoprire per incanto dopo 2 o 3 video. Te lo garantisco, che dovrebbero incominciare a succederti delle cose bellissime. Va bene, chiudo qua.